Salve, io sono Seller 92 e questo è Napoleon Total War. Questa è una battaglia online fra me e il mio avversario Info 5660. Per questa battaglia io comanderò l'esercito inglese, mentre il mio avversario l'esercito francese. All'inizio della partita il mio avversario è stato fermo. Così ho conquistato, come potete vedere, il centro della mappa, questa collina praticamente. Andiamo a vedere cosa è successo in questi pochi minuti. Allora, c'è il mio avversario che ha distolto tre unità di cavalleria di dragoni dal suo esercito principale, che formato da diverse unità di giovane guardia, di legione polacca, alcune unità di vecchia guardia, anzi la vecchia guardia, qua. In più ha come schermatori vediamo tre unità di Chaucer, non so come si dice. Poi ha il suo generale e adesso io decido di muovermi con il mio esercito per uccidere questi dragoni che sono distanziati notevolmente dal suo esercito principale. Ma faccio un grosso errore, cioè quello di mandare troppo avanti i schermatori, tanto lui mi ricarica. Ma per fortuna, cioè, non a molta distanza, ho le due unità di guardia del corpo e quindi adesso perdo queste unità di schermatori. I nostri uomini sono in fuga, signore. Visto il danno che ho combinato io, le mie unità sono in netta minoranza, decido di muovere un'unità di fanteria e in più porto le altre due mie unità di guardia a cavallo per supportare il mio esercito. Mi posiziono con gli schermatori davanti, ho due unità di fucilieri, due unità di fanteria leggera, più altre due unità di fanteria leggera qui, quindi sia unità di fanteria leggera. Adesso la mia fanteria fa il suo lavoro, come potete vedere il morale dei cavalieri nemici è diminuito di molto, ha anche grosse perdite rispetto ai miei, ho perso una ventina di cavalleria, di cavalieri, le sue vanno in rotta, quindi tutto sommato io ho perso un'unità di fanteria leggera mentre lui ha perso tre unità di dragoni. Intanto che io stavo in questa frangente della battaglia, lui ha sfruttato questo tempo per attaccarmi con questi schermatori che sono affrontati per dei miei. Porto avanti anche un'unità di giovane guardia che affronta due mie unità di fanteria di linea, che verrà presto supportata però da un'altra fanteria di linea e da schermatori, fanteria leggera. Quindi adesso comincia a muovere anche le sue unità di fanteria di fanteria, qui abbiamo diverse unità di giovane guardia. Anzi, un'unità di giovane guardia, una di legione polacca, una di giovane guardia. Poi porto avanti un'altra unità di schermatori, qui, altre 4 unità di fanteria. Il mio esercito è composto da 3 unità di fanteria di linea da questa parte, fanteria d'elite. E altre 3 unità sul fianco destro.
Adesso con un'unità di cavalleria di guardia a cavallo carico, so che faccio un errore, i miei cavalieri sono bersagliati da fuoco amico, dalla mia fanteria e anche da quest'unità di giovane guardia che ha fatto la formazione quadrata. Quindi praticamente la mando a morte, sicuro. Signore, Quindi potete vedere signore, che sto stanno attaccando il cominciando ad nostro accerchiare il generale. nemico e sul fianco sinistro sta cedendo, ma lui fa lo stesso con me, e infatti il mio fianco sinistro sta cedendo. Perché qui abbiamo due unità di fucilieri e un'unità di fanteria delle Highland, che sicuramente non basteranno contro le sue diverse unità di fanteria. Il centro è ancora tuttora per assalto. Adesso, per sfruttare i miei I schermatori al nostri uomini meglio sono in e anche fuga, la fanteria, signore. vi cerco di portare gli schermatori sulla collina qui, così hanno il fuoco, la linea del fuoco libera. Come potete vedere, ho messo le due unità di schermatori, ho anche ritirato queste due unità di fucilieri. La mia unità non spara, non so perché. Mi ha massacrato. Porto il generale dietro le linee della linea del fronte, al sicuro, però il suo generale non è molto al sicuro. Fra pochi secondi verrà caricato da tre mie unità di cavalleria e non avrà scampo. Non se ne accorge neanche. Qui vado a massacrare l'ultima resistenza del fianco sinistro nemico. Era la rotta, quindi posso procedere ad aiutare il mio fianco sinistro che è in grave difficoltà. I nostri uomini sono in fuga, signore. Ed ecco che uccido il generale nemico. Finisco la sua guardia del corpo e ho ancora tre unità di cavalleria libera che posso utilizzare. Ma andiamo a vedere qui cosa succede. Come potete vedere, il mio fianco sinistro ha ceduto, così ho dovuto ritirarmi indietro le mie forze. Lui porta avanti la sua fanteria per bersagliare da vicino i miei schermatori. I nostri uomini Come sono in fosse fuga, un'esecuzione signore. perfetta. Questa situazione cerco di far ritirare i miei fucilieri, ma all'inizio cammino invece di correre. Qui c'è la mia fanteria delle Highland che si ritira e il mio fianco sinistro ha ovviamente ceduto, ma il centro ha resistito e soprattutto il fianco destro è riuscito a sfondare senza un granché di fatica sul fianco sinistro, e quasi tutte le mie unità sono più o meno intere.
Quindi vado alla conclusione di questa I nostri divertentissima uomini sono in battaglia. fuga, signore. Lancio alcune unità di batteria di schermatori per caricare la rosaria che hanno finito le munizioni, ma prima di arrivare si ritirano tutti. A 200 uomini in più, un'unità di fanteria. Comunque bella battaglia e al prossimo video. Ciao!